Il futuro sviluppo della città, il ritorno graduale dei cittadini in centro, delle scuole, degli uffici pubblici, delle attività che lo popolavano prima del sisma del 2009, passa soprattutto attraverso la realizzazione di nuovi parcheggi e non solo nella ricostruzione materiale dei luoghi fisici. Perché parcheggiare in centro storico, per chi ne fruisce già, che sia un residente o commerciante o un semplice lavoratore, è diventato quasi un'odissea. I cantieri in giro limitano di molto gli spazi, spesso la convivenza tra i vari attori è molto complicata. L'amministrazione comunale per questo ha un piano ben preciso. A breve il progetto modificato relativo al primo parcheggio che dovrebbe vedere la luce salvo complicazioni a San Bernardino sarà illustrato alla città, come ha detto l'assessore Carla Mannetti. Successivamente si dovrebbe passare a lavorare su quello della stazione, per cui lo studio di fattibilità, anche se non c'è ancora il progetto esecutivo, è a buon punto, sorgerà a fianco della mensa. Poi Porta Leoni rimane un obiettivo, qui si andrà alla demolizione delle case militari probabilmente, per procedere poi alla realizzazione del nuovo parcheggio. E ancora, l'idea ex Sinam, venuta fuori con il consigliere regionale Pierpaolo Petrucci, potrebbe essere buona cosa, ma a quanto pare si è all'anno zero e per ora non ci sono fondi. Alla Fontana Luminosa per il momento, nonostante qualche proposta, non si pensa a pedonalizzare, i parcheggi sono necessari, anzi, tra Viale Duca degli Abruzzi e la Fontana se ne conta di recuperare qualcuno in più. Nell'area di Villa Gioia e Tribunale, ormai al collasso e satura, stesso discorso. Insomma, si lavora un po' a 360 gradi, perché il problema è reale. La città oggi ha nuove esigenze, nuovi bisogni. Anche in base al nuovo piano urbano della mobilità sostenibile si faranno degli aggiustamenti. Di certo, la progressiva chiusura di qualche cantiere in centro permetterà di recuperare altri spazi che ora sono occupati. Questa è una questione che va affrontata in modo armonico, ma altrettanto deciso.